da tutte le parti, era quello che bene o male reggeva botta, come si dice. È ritornato lui con la manforte anche di Rinaldo e la difesa, oltre al modulo, allo schieramento dei Sì. quattro, eccetera, si è aggiustata perché ci sono due difensori tosti, come si suol Che si dire, fanno sentire, che si fanno sì. sentire, che non badano a, come dire, a sottigliezze, a quelle che sono molto, molto concrete e badano al sotto. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, sono Gianpaolo da Barletta. Niente, io chiamo per un parere tecnico di Guastella su Filippini e Camporese. Secondo me non sono adeguati e facciamo un errore a farli giocare martedì, sabato, non ricordo quando dobbiamo giocare. Credo di dare fiducia sia o a Rada o a Salviato. Se no facciamo l'errore di sempre, perché secondo me i punti li abbiamo persi facendo giocare loro due in mezzo al campo, cioè in difesa. Grazie, grazie per il suo Non sono intervento. completamente d'accordo con l'amico appena chiamato, perché Neppure Camporese non ha giocato male nelle prestazioni, soprattutto nelle ultime partite che ha giocato. Cioè, quando ha fatto il difensore centrale, è mancato Contini sempre, non mi è dispiaciuto. Fermo restando che anch'io sposo la coppia, se stanno bene ovviamente, Benedetti Camporese centrale. Ovviamente Filippini non è difensore sì, dico, centrale. Salviato e Filippini puoi adattarli solo in difesa a 3 come centrali, Sì, altrimenti ma non non c'è è storia. loro, come dire, il loro ruolo dove possono rendere al meglio. Però una coppia Benedetti, ripeto, Camporese, in Serie B ce la vedo tranquillamente. Poi dico, aspettando Rada, perché obiettivamente l'abbiamo Però visto solo per ci sì. stiamo già fasciando Per la poco tempo, sì. testa prima. È chiaro Ecco. che giustamente la preoccupazione dei tifosi nostra è quella di rimettere in piedi una coppia di difensori centrali. Certo. Però la gerarchia è questa, Filippini centrale, non lo so, poi magari Nicola si inventa questa Bisogna cosa. capire anche che Catania troveremo di fronte, perché è un Catania Esatto. che oggi ha Oggi ho perso, perso in sì. casa, Sarà praticamente all'ultimo posto in classifica, non so come in quali condizioni verrà questa, Nicola. Sarà un Catania Crista che non devi fargli alzare la testa, non devi fargli prendere coraggio, quindi devi assolutamente come partita devi subito mettere in chiaro le cose, cioè il Catania deve temere questa squadra già all'inno, perché se sai, l'individualità del Catania ce l'ha, Sì, c'è se una rosa, pensi Rosina, se Calaiò, cominciano Maniero. a prendere coraggio, come si suol dire, poi diventa dura contrastare, quindi devi subito mettere in chiaro le cose. Io sono convinto che ovviamente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, questo è quello Sì, che sicuramente mi aspetto, credo proprio di sì. perché l'avversario, anche se in estrema difficoltà, comunque un avversario di rango per quanto riguarda la Serie B, perché il Bari, lo dico sempre sottovoce, è in un momento positivo e quindi deve continuare Sì, è il questa momento di dare rincorsa. un'accelerata. Sì, È sì. chiaro che non dobbiamo subito fare quello che potrebbe accadere fra 4-5 partite se continuiamo così. Adesso abbiamo solo fatto due piccoli passi avanti. Allora, vi vado a leggere le parole di Davide Nicola, ringrazio i colleghi del quotidiano italiano. Allora, merito ai ragazzi per questa vittoria, la seconda, ma ci è già capitato di inanellare due risultati utili consecutivi. 6 punti in 2 gare sono pochi per poter pensare di costruire qualcosa di importante. Oggi abbiamo avuto fame, non abbiamo neanche pagato dazio per le 2 occasioni di raddoppio sprecate. In un'altra occasione sono sicuro che avremmo subito la rimonta degli avversari. E ancora, tutta Italia conosce questa tifoseria che ha grande passione, spera di ottenere risultati importanti. Loro sono quel quid in più che ci mancava. Noi cerchiamo sempre di mettercela tutta. Infine, la mia testa è già al Catania. Non mi posso accontentare. La classifica non conta. La squadra siciliana ha giocatori importanti e in ogni singola partita può succedere davvero di tutto. Intanto, noi vogliamo continuare a crescere e a proporre buon gioco. Che ne pensate? Che 6 punti in 2 partite non sono tanti, ma è il massimo che si possono fare. Dire. Detto Beh, poi questo, cerca di mantenere i toni bassi, come è giusto che sia, sì, però. però voglio dire, sono il massimo che si può raccogliere in 2 partite e sono appunto 2 piccoli passi di un nuovo cammino, che su questo mi trovo d'accordo, però bene fa sia lui e sia la squadra, giusto il tempo di gioire, adesso il viaggio di ritorno e domani Subito al lavoro. sì, devi. Le squadre vincenti, quelle forti, quelle che vincono poi alla fine i campionati o vincono i tornei, i mondiali, quelle che sono, tutte le partite prima della finale o dell'ultima partita, con la vittoria se la fanno scivolare via con la doccia che si fanno dopo la partita, perché sennò, se rimani attaccata a quello che hai appena fatto, che No. non hai concluso ancora niente. Su questo bene fa Nicola a già portarsi alla partita di
di martedì e credo che la squadra lo farà già da domani. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, oggi è una giornata uggiosa, piove, ma è uscito il sole, quindi siamo tutti più contenti. Solo due considerazioni. Sì. È stato bellissimo vedere Galano e Bellomo insieme, Bellomo si è sacrificato, si è veramente sacrificato oggi, oltre a giocare come sa giocare lui. E poi il pubblico, cos'altro dobbiamo dire del nostro pubblico? Sono veramente incredibili. Oggi si sentivano soltanto loro, si giocava al San Nicola. Tutto qui. Sì, grazie, Beh, grazie per il vero, suo intervento. Beh, insomma, quello che abbiamo un vero su po'. Bellomo. Bellomo, oggi ho notato una cosa, una chiusura il primo tempo su un'incursione di Calderoni, è stato Bellomo a scalare, a prendere il suo posto, quindi vuol dire che si sta calando molto nella parte di sacrificarsi e non solo di essere protagonista quando giochiamo la palla o gioca la palla lì davanti. Vedo che fa delle E buone deve farlo, perché chiusure. con Boateng, Galano ed Ebagua Ma c'è guarda, bisogno di una sai, grossa mano a se non ti cali centrocampo. nella Sì, parte sì, sì. dura, Cristian, non è che Sì, no, se... no, oggi aveva davvero Cioè, la testa giusta. si vede che Bellomo è venuto a Bari con l'umiltà di ripartire e di farsi riapprezzare per quello che è Dal suo stato. pubblico, Sono d'accordo, certo. sì, poi sì. Hai nominato Ebagua, Cristian, un po' sottotono oggi, secondo te? Ma forse sta mancando sottorete in questo momento Ebagua, però è un giocatore che comunque sta facendo un gran lavoro per i suoi compagni d'attacco, perché abbiamo visto che comunque lì davanti lui fa sportellate, poi si inseriscono Galano e Boateng. Io credo che forse lui la soffre un po' quella posizione proprio di centravanti in questo schema, un po' perché lui è un giocatore che ha bisogno comunque di spazi, è una buona progressione, quindi magari la soffre un po', però si sta sacrificando e sicuramente presto tornerà anche a far gol. Non so se è d'accordo Sì, anche no, Salvatore. lui, io credo che lui vorrebbe prendere il posto di uno dei due esterni in questo momento. Però sta facendo Chissà. bene, insomma, è utile come tutti del resto. Sì, comunque è importante per far giocare anche bene la squadra. Abbiamo un altro ascoltatore, pronto, buon pomeriggio. Sì, buonasera, Nicola Triplettista. Ciao Cristian, ciao Salvatore. Ciao, Ciao buonasera. Nicola. Ciao, ciao Ciao, ciao Nicola. anche Barbara. Sì, Salvatore, sono infermiere. Ciao. Ciao. Ascolta. Ciao. Senti, allora, solo due considerazioni. Mi avete tolto la cosa su Ebagua perché anche io ho visto che era sottotono. Poi però devo muovere sempre la mia mozione sul discorso arbitrale. Oggi abbiamo avuto un arbitro che non aveva le P, non ha espulso al primo tempo il giocatore del Modena che ha preso il fallo con la mano, cioè ha fatto il fallo di mano e andava subito espulso. E poi ha ammonito il nostro giocatore che al primo fallo l'ho ammonito. Sì, Va bene, Nicola, quello è grazie, un po' grazie, grazie un Nicola. Sì, ritornello sì, questo degli arbitri. vabbè, Io tutto spesso sommato non non è sono d'accordo stato. su questo, Sì, no, ma su questo sì, ho argomento capito, ho con capito. Nicola. Tanto comunque Nizzetto è andato fuori per Sì, doppio ma giallo, quindi sì, non è che no, sarebbe dico perché cambiato oggi molto. in quell'occasione non era un fallo di mano Sì, vistosa, ha sì. allargato un po' mezza spalla. Sì, oggi, anzi, io devo dire che oggi l'arbitro non mi viene un episodio No, dove, no, 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 neanche a me. dove non ha fischiato e intervenuto in maniera corretta. Insomma, No, onor del sinceramente non mi vero. viene. Sì, No, Rinaldo, l'abbiamo detto, è assolutamente. stato ingenuo in quella sua Sì, munizione, Rinaldo è poi. stato lì. Ma lì forse, se vogliamo, col bilancino di precisione, ha un po' esagerato l'arbitro, perché in realtà Rinaldo non è che sì, l'ha ostacolato, ma era di spalle, cioè non è che lo stava facendo in una maniera vistosa. Però ci sta. A parte questo, non ho nulla da muovere contro l'arbitro. Stavolta. No, no, infatti non. Questa volta no. Stavolta no. Allora, noi ci prendiamo un altro po' di pausa, ci ritroviamo tra pochissimo.